Tre verità pericolose per la tua carriera professionale che, se non scoperte in tempo, potrebbero realmente distruggerti la vita. La prima in assoluto è la bugia che ti stanno propinando del fatto che puoi vivere delle tue passioni. Per vivere delle tue passioni devi monetizzare le tue passioni e molte volte le cose di cui sei appassionato non sono monetizzabili. Ti faccio un esempio pratico. Io in questo momento mi trovo alle Maldive, ok? E una cosa che mi appassiona davvero tanto è che faccio ogni giorno qui e fare snorkeling. Quindi, secondo quello che mi dicono questi guru là fuori, io dovrei lasciare il mio lavoro, che è quello di fare il formatore, no, di fare l'imprenditore, e vivere delle mie passioni. Cioè, dovrei teoricamente mettere su un sito web e vendere escursioni di snorkeling. Una cosa quasi impossibile. A meno che tu non viva veramente qua o tu non possieda un'isola qui, è impossibile vivere delle tue passioni se quella è la tua passione. Quindi è una grande verità nascosta, la stai scoprendo adesso, che vivere delle tue passioni in realtà è sbagliato come concetto. Quello che devi fare è goderti le tue passioni e vivere di una professione che ti permette magari di accostare le tue passioni, ma allo stesso tempo riuscire a staccare il cervello e goderti le tue passioni. Infatti, io sono qui per 5 giorni, stacco la mente e mi godo la vita. La seconda verità nascosta che potrebbe realmente mettere in pericolo la tua carriera professionale a lungo termine è il concetto di opportunità digitale. Vedi, il problema sta proprio nella parola stessa, perché un'opportunità può esserci oggi, ma domani non esserci più. Oggi, nel 2022, l'affiliate marketing non è più un'opportunità, il dropshipping non è più un'opportunità, Amazon FBA non è più un'opportunità. Quello che dovresti perseguire è una solida professione digitale. Non dovresti perseguire un'opportunità digitale perché questa è sfuggente, non è sotto il tuo controllo. Dovresti perseguire l'acquisire competenze a lungo termine come professionista digitale. Terza verità nascosta è il concetto di laptop lifestyle, di lavorare con il PC da una water villa a 2000 euro a notte alle Maldive. Ma è possibile veramente godersi la vita lavorando? Perché questo è un concetto che mi ha fatto impazzire negli ultimi anni. Cioè, immaginati essere qui, paghi 2000 euro a notte per questa villa, vai lì, ti metti lì col tuo PC e lavori. E di fronte a te è un mare cristallino, una piscina con la vista sul mare, una bella ragazza al tuo fianco e lei dice: dai, guardiamoci il tramonto insieme. Tu le dici: no, devo lavorare. Il concetto del laptop lifestyle è che tu non è che hai il PC sulle ginocchia e non lavori, devi lavorare. Quello che tu vuoi fare, te lo dico da un'esperienza ormai decennale, è il concetto work hard, cioè lavorare duro, play hard, celebrare duro. Tu non stai cercando in realtà di uscire dall'ufficio, dire addio ai tuoi colleghi infami e poi chiuderti in una villa alle Maldive a lavorare. Tu vuoi venire alla villa alle Maldive a non lavorare, a celebrare. Purtroppo non esiste una via di scampo dal lavorare. Se tu vuoi abbandonare la tua vita in ufficio, viaggiare lavorando, ricordati, questa roba costa cara. Quindi preoccupati prima di diventare un'eccellenza e di fare un pacco di soldi. Io sono Fabio Gallerani, spero che questo video ti abbia ispirato. Mando un grande abbraccio e, come sempre, all in. Ciao. Lavora da remoto, splendido resort nelle Maldive. Senti queste parole chiave come ti accendono l'illuminazione, l'immaginazione. Inizi a sognare di lasciare quell'ufficio in cui sei. Ed è per questo che ho fatto questo video, ho visto troppe vittime là fuori ed è ora di dire basta.